Dopo un 2020 segnato dalla crisi Covid in attesa di un ritorno alla normalità, il settore moda capitalizza l'esperienza accumulata puntando su nuovi canali di vendita come l'e-commerce. Geox ha creato piattaforme dedicate in Europa, Stati Uniti e Asia che hanno registrato un aumento delle vendite del 41%. Ma il percorso non è semplice, come ha spiegato il presidente Mario Moretti Polegato durante la presentazione della collezione del prossimo autunno-inverno a Palazzo Clerici per la settimana della moda di Milano. È un processo impegnativo, è un processo che richiede formazione e comunque noi che siamo un'azienda ricca di retail non escludiamo il canale retail, perché per essere riconosciuto in maniera evidente nell'e-commerce devi avere anche il retail. Infatti continuiamo a investire nei negozi, soprattutto nei megastore. Qualche segnale di ripresa c'è e bisogna sfruttarlo per rilanciare i mercati rimasti più indietro. Il futuro per noi è di sviluppare di più l'Asia, la Cina in modo particolare. Abbiamo dei mercati che vanno eccezionalmente molto bene, che è la Russia, i mercati dell'est, ma con questo però vogliamo anche trasferire queste esperienze nel mercato principale nostro, che è il mercato europeo. Geox è sinonimo di innovazione e tecnologia nell'abbigliamento. Nella collezione spicca il nuovo modello di scarpa sferica per uomo e donna con suola a sfere per migliorare la sensibilità e comfort della camminata, mantenendo però la traspirazione, disponibile anche quanto mai realizzata in materiale ecosostenibile. Geox è conosciuta per la tecnologia, anche se in quest'ultimo periodo abbiamo inserito il concetto dello stile più nel mondo femminile e il concetto del comfort. Non potevamo venire qui a Milano alla settimana della moda senza presentare una nuova tecnologia.